Iniziare la registrazione. E condivido lo schermo, così vediamo cosa abbiamo fatto. Cosa faremo? Allora, vediamo un po'. Ok. Ma io tengo qua un elenco dei presenti che poi mi va anche comodo per tenere i contatti. Vediamo qua. Allora. Erika, io ho già tenuto qua un elenco dei contatti di quando dei presenti, quindi diciamo anche che non serve che ti dico tutto quanto. Aggiungiamo qua su questo foglio qui e basta. Ho aggiornato leggermente il documento di invito, anche perché mi ero dimenticato una data per la nostra azienda, no? Del 26. Ma vediamo insomma poi come organizzare pian piano anche i lavori. Allora, facciamo secondo me un rapidissimo riassunto delle cose che abbiamo fatto, detto negli ultimi due incontri. Vediamo se dove ce l'ho. Scusate. Allora. Allora, nel primo incontro, vabbè, abbiamo fatto questa presentazione dell'iniziativa, abbiamo fatto un'analisi, se vogliamo, anche di carattere generale rispetto agli obiettivi che ci ponevamo. Una cosa molto interessante è che, secondo me, si può anche provare a insistere anche sull'indicazione del professor Petanella, è stata quella di lavorare, diciamo, fin da subito, magari vediamo in che maniera, io credo anche in maniera non troppo approfondita, su comunque pensare nel quinquennale, no? Cioè, nel senso, pensare un po' più a lungo termine, anche per cercare di provare ad allinearci o tentare di allinearci con quelle che sono le strategie sovraordinate legate alla programmazione europea, ovvero ovvero recovery fund, eccetera, no? Quindi quel giorno lì abbiamo abbastanza, abbiamo fatto qua. Scusate una cosa che voglio verificare. Ok, va bene. No, scusate, una roba che voglio verificare, una cosa tecnica. Ok, va bene. Dicevo, sì, abbiamo analizzato un po' il contesto in carattere generale, c'è stata la presentazione anche della Paola rispetto a questa strategia che ci siamo costruiti un po' col comune, col processo di piano paesaggistico, eccetera. E poi, insomma, abbiamo dato molto interessante anche il contributo di Zanchetta per quello che riguarda, insomma, anche interesse della regione a partecipare a queste cose. Poi nel secondo incontro, quello dell'altra volta, abbiamo sviscerato un po' quelli che sono gli argomenti, no? Se vogliamo, dell'associazione fondiaria. Secondo me è stato veramente molto interessante che cosa ne è venuto fuori, perché abbiamo analizzato un po' quelli che sono i due elementi di paesaggio un po' più caratteristici, no? Del nostro territorio, che sono appunto il bosco, il prato pascolo, no? E qui, insomma, adesso magari senza rileggere tutto quanto, perché comunque staremo un po' troppo, abbiamo visto un po' quelle che sono le positività e le negatività, diciamo, di questi due elementi, no? E poi abbiamo fatto un'analisi invece per capire che cosa può, di cosa sta funzionando e che cosa non sta funzionando un pochettino all'interno dell'organizzazione, dell'associazione fondiaria, ma anche dell'attività che il comune di Stregna svolge in questo ambito. Vediamo se sta. No, ok, benissimo. Scusate, sto guardando se mi entra qualcun altro. Ok. E quindi, detto questo, è sempre abbastanza simpatico quando si svolgono queste discussioni anche continuare a integrare, no, questo tipo di analisi, perché comunque le riflessioni vengono fuori. Comunque, quello che ci siamo anche dati, se vogliamo, un po' come compito dell'incontro odierno, è quello di cercare di, in questo colpo qua, cercare di aumentare la scala. No?
rispetto a quello che è il contesto nel quale l'associazione fondiaria o comunque anche le nostre attività si svolgono, no? Quindi insomma è sicuramente molto utile sia la presenza del professor Petenella, ma anche di Pierpaolo Zanchetta, di Ivana Bassi, ma anche dello stesso CAI, insomma, con cui facciamo un sacco di collaborazioni. Qui è presente, vediamo se si fa vedere, anche Stefano Santi, che credo molti di voi conoscano, che è l'ex direttore del Parco delle Prealpi Giulie, e devo dire la verità, il povero Stefano Caterina mi ha visto più di te nell'ultimo mese, ti garantisco. Quindi insomma gli ho chiesto anche a lui di poter dare il suo contributo all'interno di questo tavolo. Ma io diciamo come siamo un po' stati abituati a fare anche negli ultimi incontri, direi da subito un primo commento da parte di ognuno rispetto a cosa ha inteso e che cosa ha visto all'interno di questi primi due incontri, no? E anche magari un commento legato a quello che è l'argomento di oggi, che come l'ho descritto qua. Vediamo. Un'analisi del contesto di operatività dell'associazione fondiaria in collaborazione con rappresentanti di enti diciamo, sulle tematiche sovraordinate, no? Proviamo a fare questo focus e cerchiamo di capire come le nostre attività si possono integrare. Vediamo qua se c'è un elenco di persone. Beh, anche se prima io metterei per ultima la Caterina Dugaro, perché comunque è appena arrivata. Direi, vediamo chi c'è qua. Antonio Zambon. Rompi il ghiaccio. Beh, io penso che l'impostazione che è stata data è un'impostazione abbastanza concreta, nel senso che vedo che state affrontando i problemi con il confronto, quindi cercando di vedere quali sono gli aspetti che possono essere di prospettiva, gli aspetti su cui è necessario lavorare e confrontarsi per poter migliorare, diciamo, il progetto. Per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto del club alpino, che magari può essere anche elemento di discussione e integrazione, è certamente favorire, no, da parte ovviamente delle attività che vengono fatte anche dai club alpini, favorire quello che è il passaggio dell'escursionista e quindi la sosta in un territorio che si sta riaprendo e che appunto sta anche accogliendo i passanti, no? Quindi credo che il collegamento fra il contesto ambientale, culturale e di miglioramento del paesaggio o delle attività di carattere economico con i prodotti che attualmente ci sono e che possono essere integrati, possa essere appunto un punto di sosta certamente molto apprezzato per quanto riguarda l'aspetto escursionistico. Qui ovviamente la collaborazione credo già in parte ci sia per quanto riguarda i volontari che seguono i percorsi, ma può essere ulteriormente migliorata anche a livello non solo di, chiamiamolo, locale, ma anche a un livello per quanto riguarda le escursioni di lunghi percorsi, cioè c'è l'Italia, c'è la Via Alpina, ci sono dei percorsi anche locali, quindi il contesto sicuramente può essere promosso a favore e a vantaggio anche dell'attività economiche locali. Così, in senso generale, possa essere un'attività che i club alpini possono in qualche modo promuovere e far conoscere. Chiaro. Vediamo, secondo che sto cercando di cambiare un po'. Professor Petenella. Eccomi, io sfortunatamente la riunione scorsa avevo una sovrapposizione di impegni, quindi starei adesso più a sentire. Va bene, nessun problema. Renato. Credo che il lavoro sia proficuo, nel senso che il ragionare assieme un po' su questi argomenti è estremamente interessante, anche perché ovviamente, come tutte le iniziative
Credo che l'associazione fondiaria abbia necessità, cioè abbia una crisi di crescita, no? Quindi come tutte le crisi di crescita vanno ampliati gli orizzonti, precisate le attività e anche cercato di capire dove si vuole andare, diciamo, da questo punto di vista, no? E quindi il rapporto con i soci, ma anche con le attività che sono presenti sul territorio e il rapporto, si era detto, anche con gli enti regionali, con gli altri comuni, eccetera, è estremamente indispensabile. È chiaro che se si vuole avere, se si vogliono ottenere dei risultati in progress, diciamo, no? Sempre più pregnanti, vanno individuate risorse umane, risorse finanziarie, reti con altre attività proprio per dargli, per dare un supporto anche come dire, logistico che sia significativo. Dobbiamo ricordarci che evidentemente l'associazione fondiaria ha bisogno per essere, per incidere sul territorio, ha bisogno di andare avanti e di avere delle prospettive che non si limitino solo ed esclusivamente al recupero dei terreni abbandonati, anche se quella è la sua funzione. Credo che il fatto che la natura dell'associazione fondiaria sia proprio una natura di un'organizzazione di volontariato sia un'opportunità proprio importante per far sviluppare la consapevolezza anche della gestione del proprio territorio da questo punto di vista. Di essere una associazione di volontariato. Ok. Erika? Scusate, sì, io ho analizzato anche assieme a mio papà tutte le cose che sono state dette finora. In effetti l'ASFO dell'Erbezzo ha avuto un grande risultato sul nostro territorio ed è quello di riunire in un'unica associazione più proprietari e proprietà. E soprattutto in un unico pensiero, in un'unica volontà di migliorare il territorio e di recuperare il territorio, cosa che non è assolutamente facile e che finora io ho notato che era lo scoglio, diciamo, dello sviluppo del territorio delle valli. E quindi che si è creata delle buone basi per poterci lavorare. Ovviamente, come diceva Marco Renato, è importante adesso analizzare la nostra organizzazione interna, quello che vogliamo fare, che possiamo fare nel breve periodo, anche considerando la cosa, diciamo, un po' più semplice per iniziare, no? Con delle cose di facile e di immediato riscontro sul territorio. E quindi potrebbe essere appunto l'aspetto turistico, in cui si sta già lavorando anche in collaborazione con la non solo le attività tipo gli agriturismi o non so, anche l'albergo diffuso che ha portato lo scorso anno, non del 2020 ma 2019, anche 700 presenze sul territorio di persone al di là dei confini, diciamo anche soprattutto austriaci e sloveni. Quindi è una cosa da non sottovalutare. Io direi che
Le cose che si possono fare sono veramente tante, no? Abbiamo un territorio ricco e io spero che i soci siano comunque così coesi e abbiano l'idea di portare avanti assieme tutte queste iniziative. Però ecco, io non metterei troppa carne al fuoco, farei un passo per volta, cominciando con le cose più semplici, no? più attuabili in un breve periodo. Mm-hmm. Ho capito. Pierpaolo, tu che hai partecipato un po' a tutti gli incontri? Ma mi sembra, cogliendo alcune anche delle cose dette oggi, che sintetizzano quanto è stato detto nelle volte scorse, sì, forse vedo, diciamo, due linee di lavoro molto intrecciate l'una con l'altra, che però potrebbero essere forse maggiormente distinte. Una è quella appunto del core business dell'associazione, cioè quello di provvedere al recupero attraverso quelle modalità dei terreni. E questo deve essere in qualche modo garantito, funzionante, e andare avanti per la sua strada. Attorno a questo nucleo, però, appunto, queste iniziative di tipo più culturale, più maggiormente rivolte al coinvolgimento di altre realtà, diciamo delle iniziative di rete, che fanno sì che questo nucleo centrale non rimanga isolato anche nei suoi problemi magari molto concreti, ma che possa così dialogare con altri. Quindi l'idea, diciamo, di qualcuno che si occupa degli aspetti più materiali della gestione e qualcuno che invece metta il naso fuori dal locale e veda cosa fare, insomma, che relazioni porre con l'esterno, ecco, potrebbero essere due aspetti che l'associazione potrebbe sviluppare. Mm-hmm. Sta già facendo, ecco, però ecco, mi sembra che nelle cose che sono state dette si sottolinea, ecco, queste due anime. Chiaro. Ma secondo te, tipo, le principali reti che noi dovremmo prendere come riferimento, insomma, quella è stata citata principalmente la rete della mobilità lenta, no? Anche negli interventi appena prima. Ma altri tipi di reti, insomma, consolidate su cui potremmo cercare collaborazioni? Diciamo che adesso c'è un grande movimento che si sta sviluppando, questo un po' attorno alla strategia dell'area interna, non intesa dal punto di vista burocratico, diciamo, di finanziamenti che vengono distribuiti, ma chi si attiva anche in sede locale con idee innovative. E adesso noi vorremmo, come regione, cioè in particolare partendo da dall'esperienza della Fondazione Dolomiti UNESCO, fare un po' una ricognizione di ciò che di bello sta avvenendo sulle Alpi, per pubblicizzare, per far conoscere e per mettere in relazione tutte quelle esperienze innovative, anche di tipo diverso, che però stanno veramente costellando e rivitalizzando le Alpi. Ecco, secondo me una sorta di gemellaggio della vostra realtà con un'altra realtà, magari anche diversa per alcuni aspetti e invece con aspetti di effettiva assonanza, potrebbe essere interessante per creare questi scambi di esperienze e magari anche per far venire persone da voi a conoscere che cosa avete fatto, magari anche da, non dico molto lontano, ma abbastanza lontano, proprio per scoprire che in un territorio come il vostro, anche molto sconosciuto in realtà, succedono delle cose molto interessanti che hanno qualcosa da dire rispetto ad altri territori. Chiaro. Anche perché adesso penso, lavorando molto anche, diciamo, in Cadore, a Trento, a Bolzano, ci sono realtà in cui, la nostra montagna è tutta abbastanza in crisi, no?
perché non è una montagna ricca rispetto ad altre. In altre situazioni si forma il fatto che avere il polo turistico molto rinomato fa vedere attorno a quel luogo l'unica possibilità di sviluppo nel turismo di massa. E questo fa sì che alcuni territori non riescano a uscire dalla loro marginalità perché l'unica loro strategia è quella di cercare di agganciare il turismo di massa. E quindi hai situazioni in cui passi da valli, diciamo, troppo frequentate a situazioni di crisi. Ecco, forse, rivolgendosi per esempio a queste realtà, si può far vedere che ci sono altri modelli, come appunto il vostro. Chiaro. E, Franco Simoncic? Ciao, la cosa sembra molto interessante questa sinergia che si è creata con vari enti. Una cosa che diciamo mi interesserebbe riuscire a portare avanti con la situazione fondiaria, oltre alla pulizia dei terreni incolti, che diciamo per quel che ci riguarda va abbastanza bene, che stiamo portando avanti in maniera discreta. E la cosa che mi interesserebbe, diciamo, riuscire a portare avanti in maniera più approfondita è quella del dopo, cosa avviene dopo questa pulizia, cioè il mantenimento non soltanto con le braccia, ma anche con qualche sistema diverso, che potrebbe essere l'allevamento. Questa è una cosa che diciamo a me mi interesserebbe molto riuscire a vedere nel breve tempo possibile, perché portare avanti questi lavori soltanto con il lavoro di pulizia ideale è un po' poco. Il creare qualche azienda in più sul territorio sarebbe una cosa molto bella. Poi un'altra cosa è riuscire a coinvolgere anche i comuni che abbiamo intorno, perché se no rischiamo di rimanere una piccola isola all'interno di una grande area. Questa è una cosa che sì, mi piacerebbe vedere, oltre diciamo alla cosa interessante di far venire gente qui e di far vedere quello che stiamo facendo. E diciamo già adesso i risultati, e la gente che viene qua da noi apprezza quello che stiamo facendo. Queste sono un po' le cose che premono. Faccio una domanda e poi magari non direttamente a nessuno. C'è qualche rete di allevatori interessati? C'è qualche rete di operatori, di allevatori interessante da poter contattare, andare a vedere? Così una domanda, vado avanti, poi magari rispondete così. Diciamo così. Sicuramente una realtà molto interessante è quella del consorzio Valli Dolomiti Friulane, che ha sede a Tramonti, se non sbaglio, e fa, diciamo, parte da un'esperienza di agricoltura sociale, ma non con l'idea di fare agricoltura sociale, ma con l'idea di fare agricoltura vera e propria. Quindi senza un po' la scusante, diciamo, che siccome facciamo del bene vogliamo dei sostegni, no? Sono partiti con l'idea di fare un'impresa tutto tondo, dopodiché hanno anche il loro diciamo, collegamenti con l'agricoltura sociale. Hanno raccolto molte aziende e stanno, diciamo, tornando a fare agricoltura in territori in cui l'agricoltura è stata abbandonata, e hanno, diciamo, idee anche molto, molto innovative su anche il fatto che l'agricoltura in montagna non è mai un'agricoltura di filiera, ma è un'agricoltura multifiliera. E quindi non devi mai puntare a una specializzazione eccessiva, ma devi puntare a sfruttare
una risorsa in tutti i suoi aspetti. Ad esempio, loro stanno studiando come reintrodurre la lana nel mercato, la lana che fino a poco tempo fa purtroppo era diventata un rifiuto speciale, però reinventandola, per dire, come battuta, ma per capire anche l'inventività, la lana per fare per sostituire la terra nei vasi delle piante come ammendante, cosa che sta funzionando benissimo. E quindi hanno dei contatti proprio per lanciare un tipo di recupero di questa, ma idee nuove che stanno funzionando. Sì, io li ho conosciuti, non ho numeri di telefono, ma insomma credo che sia abbastanza semplice recuperarli. Santi, come va? Diciamo che sto abbastanza bene, grazie. E voi? Stefano Santi, un saluto a tutti. Stefano Santi è molto positivo in questi giorni. Vero. Ascolta, no, io non ho seguito, no, gli incontri precedenti, per cui così... Una questione sugli allevatori, anche in chiave di magari voler sviluppare qualche interreg specifico in futuro. Ci sono esperienze molto interessanti dall'altra parte del confine, tipo a Caporetto, dove c'è un gruppo di allevatori che si occupa in maniera particolare di una capra tipica e di recupero anche loro di terreni nella zona del Monte Nero sopra Dresnica, che potrebbero essere interessati a uno scambio di esperienze, anche a portare la loro esperienza specifica. E poi, se si vuol creare la rete delle lane, c'è tutto il gruppo di Bovets, dove allevano la Boscauza, la pecora plezzana, e stanno... Infatti c'era Chiabai, appunto, che scriveva su questa questione, e fanno anche diversi prodotti, oltre a fare il formaggio, perché loro... fan formaggio, no? Diversi prodotti derivati dalla lana, per cui un incontro così aperto, intanto di conoscenza, ecco, si potrebbero coinvolgere sicuramente queste due realtà. E se posso aggiungere, come diceva prima il signor Simoncic, penso anch'io che una chiave di volta sia quella del recupero delle attività agricole, in maniera particolare agrozootecniche, perché sennò poi a un certo punto il sistema non sta in piedi, no? Solo... ed è il problema dei problemi, perché le politiche per la montagna fino adesso hanno sempre un po' messo in secondo piano questo, che è soprattutto un aspetto culturale, no? Chi ha fatto agricoltura negli ultimi anni, io l'ho detto più volte, è stato considerato un po' un reietto, no? Adesso si spera che le cose stiano cambiando, ma è un lavoro da fare soprattutto con i giovani, con le generazioni. Per cui non so qual è il livello di coinvolgimento per quanto riguarda l'associazione fondiaria dei giovani di territorio, anche a livello di informazione, ma penso che sia un altro dei punti su cui assolutamente spingere. Anche per dare continuità futura a quelle che sono le attività. E sicuramente l'associazione è un punto di riferimento ormai diventato a livello regionale, extraregionale, a cui guardano tutti con molto interesse, e proprio per quello paga un po' lo scotto dello sperimentatore, no? Gli tocca fare da apripista e quindi confrontarsi con problematiche che magari all'inizio non erano state neanche pensate. Per cui penso sia necessario irrobustire la struttura senza farla diventare preponderante, nel senso che non venga vista come un luogo dove non venga vista, più che altro diventa difficile, ecco, gestirla se ci sono poche persone che ci stanno dietro, e invece una struttura, ecco, più robusta può essere in grado di fare, come diceva Pierpaolo, seguire il core business, che deve essere assolutamente mantenuto, ma anche guardare a quello che sta attorno in una ottica di sviluppo complessivo del territorio, no? Però certamente il tema
del fatto di aver creato delle aspettative e poi di essere in grado di rispondere a queste aspettative diventa un tema centrale. In relazione poi al tema alla questione delle reti, ci sono delle reti che si stanno sviluppando che sono quasi, diciamo, lapalissiane, no? Nel senso, un tema che viene sempre portato avanti e finanziato anche a livello europeo, adesso non si sa come cambierà il mondo, ma insomma, negli ultimi anni è stato così, è stato quello della connettività ecologica. Io penso che le vostre attività rientrino in pieno in questa tematica e soprattutto danno un'opportunità di collegamento con quello che sta al di là del confine, per cui una dimensione alpina o prealpina e anche quello che sta in Slovenia. E un'altra questione è quella legata alla capacità e alle possibilità che le vostre attività possano portare con sé indicatori del cambiamento climatico, che è un altro dei grandi temi che verrà affrontato nei prossimi anni. Per cui anche questo, oltre all'interesse specifico, no, capire come evolvono i territori, non solo in relazione all'abbandono, ma anche a come sta evolvendo il clima e quali strategie vengono messe in atto, no, non certamente per bloccare, ma per adattarsi a questo tipo di situazione, ma anche un potenziale canale di finanziamento. E un altro tema che in maniera particolare è venuto avanti negli ultimi tempi, ma si era già sviluppato in passato, quello e che secondo me ha anche delle esperienze positive proprio nelle valli del Natisone, è quello di salute natura. Quanto questi territori possono offrire in termini di salute alla popolazione, non solo è fondamentale a quella di chi ci abita, ma anche a chi ci sta intorno. Per cui anche una rete che comprenda il personale sanitario, le istituzioni sanitarie, i ricercatori in questo senso e poi chi fa la manutenzione del territorio. Chiaro. Paolo, Michele, allora ho chiesto cosa ne pensano dell'attività che stiamo svolgendo in queste ultime due settimane, no? Anche con un occhio appunto, insomma, come adesso ci ha raccontato un po' Santi rispetto alle prospettive esterne, no? Un commento da parte tua che hai ascoltato? No, un piccolo commento. Sentite? Mi pare che Erika mi ha anticipato in tutto quello che volevo dire, no? Vorrei aggiungere una cosa, siccome questa associazione ha lo scopo di mantenere l'ordine, la pulizia, l'ambiente gradevole per noi stessi e per chi viene a trovarci, no? Vorrei aggiungere che ci vuole un particolare sguardo anche all'interno dei paesi, vicino alle case, perché sono certi paesi, se noi ci addentriamo, facciamo un giretto per qualche paese, troviamo un grande disordine. Per cui io soliciterei l'associazione affinché si renda promotrice verso la popolazione di invitarli nell'ordine, perché adesso, siccome siamo anche nei momenti in cui la gente viene a trovarci, le passeggiate, la culinaria, vorrei che anche queste persone qua che vanno a visitare un paese devono andare via con una certa sguardo più tranquillo, bello, dicono ecco com'è bello questo paese, com'è ordinato, perché noi ci occupiamo adesso in modo lodevole per le pulizie intorno ai paesi, questa è una cosa molto bella ed è molto apprezzabile il fatto che i proprietari abbiano accettato le nostre condizioni, invitare anche i proprietari a mantenere, a collaborare con noi in modo efficace, perché l'ambiente esterno e l'ambiente interno venga mantenuto con un certo ordine. È molto bello quello che ha detto Paolo, no? Perché comunque, cioè nel senso, noi i proprietari dei fondi, insomma, ce li abbiamo, no? Cioè nel senso, riusciamo a rapportarci.
e riuscire a fare delle azioni anche rispetto a quello che è il patrimonio edilizio potrebbe essere assolutamente molto interessante. Molto interessante, questo qua è un tema molto caro a, a Renato, no? Facciamo l'associazione delle case, l'associazione mondiale delle case. Vediamo, Ivana? Beh, ascolto le tante, i tanti spunti che sono emersi anche oggi. Credo che sia particolarmente interessante, volendo predisporre un piano di sviluppo comunque, o qualunque nome questo avrà, il confronto che avete deciso di avviare, perché si emergono proprio dal confronto cose che magari singolarmente non è difficile che escano. E, alcuni spunti anche alla luce di quello che abbiamo detto oggi, sono più domande come spesso io faccio. Il turismo è certamente un'opportunità, ma già credo Pierpaolo avesse fatto un cenno a questo. Quale turismo, verso quale tipo di turismo ci si vuole orientare? Perché guardare al turismo significa anche essere capaci poi di accogliere i visitatori e qui si collega sì, molto bene a quello che diceva Paolo, dico giusto, sulla bellezza, sull'estetica dei luoghi, almeno per me sì, questa è una cosa molto importante, ma si collega anche a una forma di turismo che potrebbe essere legato alla salute, natura, alle esperienze varie, anche al bosco, quindi anche all'attività in bosco, sempre proprio in un'ottica di frequentazione dell'ambiente naturale e con una finalità anche proprio salutistica. Quindi turismo, quale turismo? Ma anche un'altra domanda, una domanda quindi proprio per orientare determinate scelte. Che tipo di turismo volete, potete offrire? Ma anche qual è la capacità di carico, utilizzando questa terminologia, che non è solo quella disponibile, ma anche quella che volete. Quanta gente volete che venga da voi? Perché sapete benissimo che il turismo porta economia, ma porta tante buone cose, non porta solo buone cose. Quindi c'è da tener conto, quindi positività e negatività come qualunque realtà. E sempre in termini di domande, turismo certamente un'opportunità, le attività agro-silvo-pastorali, un'opportunità, vorrei dire anche una necessità se guardiamo al turismo, ma un'altra domanda, oltre queste attività, quali altre economie si possono sviluppare nelle vostre valli? Perché sono certa che altre economie si possano sviluppare, anche magari visto il periodo che viviamo, che ci ha obbligati a utilizzare mezzi che prima non sapevamo neanche che esistessero. Teams mi compariva sta finestrella sul PC e non sapevo neanche cosa fosse fino a un anno fa, adesso tutti siamo pratici di piattaforme digitali, ecco. Quindi anche qui come domanda, turismo, attività agro-silvopastorali certamente importanti, ma c'è qualcos'altro che possiamo, che può sostenere l'economia, la società delle valli? E poi già l'altra volta zona di Stregna principalmente, ma necessità di aprirsi, anche qui sempre domande come, agli altri comuni, al resto del territorio delle valli, vuoi per le imprese, perché comunque è un territorio piccolo, vuoi per le imprese che lavorano a pochi chilometri di distanza e che potrebbero lavorare anche, a Stregna, ad esempio, no? E vuoi per progettualità che insomma richiedono una dimensione geografica più ampia. Quindi sì, direi che l'apertura, come l'avete detto anche voi, anche la volta scorsa si era detto, apertura, una qualche forma di apertura anche agli altri territori può essere vista come una opportunità, se vogliamo ragionare in termini di SWOT. Ma interessante questa cosa qua. Io una delle cose che stavo provando a fare con Cavallero era creare la rete delle associazioni fondiarie a livello italiano, che non esiste ancora. Insomma, lui ce l'ha in mano, perché comunque lui conosce quasi tutte le realtà, però diciamo un vero ruolo di coordinamento non esiste ancora. Non so, magari il professor Bettenella, adesso la chiamo in causa, lei potrebbe anche aiutarci in questo. Sì, l'idea è molto buona. A dire il vero, io
penso che sarebbe molto bello riuscire a mettere in rete non soltanto quelle che sono le associazioni fondiarie, ma tutte quelle che sono le nuove realtà associative e di impresa che un po' fanno capo a quello che ogni tanto viene definito l'economia civile. Sto pensando alle cooperative di comunità, alle imprese sociali, alle cooperative sociali, alle B Corp. Ecco, riuscire a creare un network a livello nazionale, coloro che ragionano soprattutto in aree interne, nelle aree montane, nelle aree marginali, e in una logica fortemente ispirata a valori di carattere sociale, ecco, che possono poi assumere le forme diverse. E un po' in coerenza con questo volevo darvi degli spunti. Forse sapete, non conosco bene il contesto della regione Friuli Venezia Giulia dal punto di vista istituzionale, quindi magari dirò cose scontate e ovvie, ma soltanto per integrare le cose dette. Scusate un attimo, perché ecco, cioè, sono di fianco a mia moglie che anche lei è in connessione, siamo tutti e due, ci disturbiamo a vicenda. No, volevo dirvi altre ipotesi. Prima ho sentito parlare di qualificazione delle produzioni agricole. Vi ricordo che c'è un'iniziativa interessante in corso, sempre nell'ambito di queste attività connesse all'economia civile, che è quella del cibo civile. Il marchio è stato anche addirittura registrato ed è, diciamo, un'iniziativa che deriva dall'agricoltura sociale. Ed è connessa soprattutto, anzi esclusivamente, all'idea di produrre cibo, quindi commercializzare cibo, sulla base dell'utilizzo di lavoratori fragili, definiti in senso molto ampio. Ecco. Se volete, sto facendo un paradosso un po' estremo, tanto per farvi capire, come abbiamo il commercio ecosolidale che mette sul mercato prodotti agricoli che vengono da forme di cooperazione nei paesi in via di sviluppo, in modo tale da riuscire a dare un premium direttamente utilizzabile da parte dei produttori, ecco, così creare un canale di commercializzazione di prodotti agricoli che vengano da esperienze delle aree interne qualificate addirittura proprio in relazione all'impiego di manodopera in condizioni fragili. Ecco. Un altro spunto che forse è scontato, ci avete già riflettuto, però è quello legato alla valorizzazione delle biomasse legnose locali, e qua c'è molto da fare in relazione anche a proprio progetti di manutenzione, ripristino di pascoli, di terreni agricoli, a fini di produzione di energia termica, in forme caratterizzate da un impiego collettivo, quindi i distretti energetici, o parliamo adesso di energy community. C'è anche una legge nazionale, c'è un intervento comunitario specifico in questo campo. Ecco. Questo evidentemente significa impostare un modo nuovo di impiego delle rinnovabili e un forte collegamento con il territorio. Ovviamente qua siamo mille miglia lontani da quegli impieghi che sono altamente inefficienti dal punto di vista energetico delle grandi centrali per produzione di energia elettrica. Qua sto parlando di piccoli impianti. Ci sono delle forme molto, molto interessanti di queste esperienze simili a quelle delle ESCO. Quindi la ditta boschiva
che fa manutenzione forestale, che quindi produce anche cippato, legname di scarto e fa il servizio di fornitura calore per il comune. Interessante anche dal punto di vista contrattuale il fatto che il comune può dare a questa specie di esco, di ditta boschiva, l'incarico di gestire le proprietà demaniali, le proprie proprietà demaniali, fare interventi di manutenzione finalizzate all'autoapprovvigionamento. E infine l'ultimo riferimento che volevo farvi, ma forse anche questo è molto scontato, io non so se la normativa regionale ha già messo in atto, come in altre regioni è venuto molto evidente sui mass media recentemente il caso dell'Emilia-Romagna, del finanziamento di nuova residenzialità in aree montane, in aree marginali. Ma a me sembra che questa sia un'iniziativa molto, molto positiva. L'ha fatta anche in Piemonte, mi pare, la provincia di Torino. E in entrambi i casi c'è stata una risposta assolutamente incredibile, dando contributi alle famiglie. Ci sono state molte più domande dei fondi disponibili. Ecco, questo è tutto. Prima giustamente è stato ricordato l'uso a fini di salute, di promozione della salute, del benessere delle aree verdi. Visto che nel nostro gruppo ci sono i funzionari regionali, volevo ricordare un'iniziativa promossa dall'Austria, dal governo austriaco, addirittura nella precedente programmazione del piano di sviluppo rurale, una linea di finanziamento ad hoc specifica intitolata Green Care, che finanzia tutte le iniziative volte a promuovere l'utilizzo delle risorse verdi, forestali, pastorali, agricole in genere, per fornire servizi volti a migliorare la salute e anche proprio servizi terapeutici nelle aree rurali. Ecco, quello che qua mi preme sottolineare è proprio l'idea di un pacchetto coordinato proprio all'interno del piano di sviluppo rurale per queste iniziative. Io penso che questo possa essere un modello di riferimento valido anche per i piani di sviluppo rurale che adesso le regioni dovranno reimpostare. Professore, lei è estremamente esaustivo in ogni suo intervento. Io faccio due appunti, no? Allora, il tema delle, come le ha chiamate lei, dell'economia civile, delle aggregazioni sociali, tra l'altro è l'oggetto, se vogliamo, del convegno di aree fragili di quest'anno, no? E ho parlato proprio ieri con Carrosio e con Osti, vediamo insomma se riusciamo a portare l'esempio di questo gruppo di lavoro all'interno di quel tavolo. Una cosa molto interessante che è venuta fuori, io ho già cominciato a partecipare ai tavoli del progetto Interreg and Train, se non ricordo, si chiama, aiutatemi per Paolo o Ivana, magari se siete a conoscenza, che questa cosa qua gestita dall'APE, nel Friuli Venezia Giulia, no? Che sono queste reti di teleriscaldamento secondo questa tecnica QM, che dovrebbe essere legata a un'esperienza originaria dalla Svizzera, che insomma si è molto diffusa sia nei cantoni svizzeri ma anche in Austria soprattutto, no? E quindi, ma diciamo che quello che hanno sviluppato sono degli studi preliminari, praticamente costituiscono una specie di cooperativa di gestione dell'energia, no? E loro riescono a muovere dei finanziamenti europei praticamente facendo i contratti di vendita dell'energia prima di fare l'investimento sulle centrali di massa o sulla rete di teleriscaldamento, no?
facendo anche tutte le valutazioni legate, se vogliamo, alla lunghezza della distribuzione dell'acqua, rispetto alle utenze, tutte queste cose qui. Insomma, un sistema, tra virgolette, resiliente, no? Che si sta diffondendo abbastanza, insomma, la regione Friuli Venezia Giulia è partner di questo Interreg che dovrebbe essere sul Central Europe, se non ricordo male. Non so se qualcuno sa dire qualcosa di più, ma insomma si trova qualche informazione. Michele, presidente dell'associazione fondiaria. Cosa vuoi dire? Io ho ascoltato, mi sembra che sono stati toccati tutti i punti. L'unica cosa che posso dire è con vera soddisfazione che trovo coinvolte delle persone che sanno soprattutto come andare avanti. Perché noi, come ha detto anche Franco, anche la Federica Marcos, siamo a un punto di partenza. Se non andiamo avanti, abbiamo fatto qualcosa di bello così per il paesaggio, però se non andiamo avanti non ci sarà quello che io auspico per me e per la mia idea, per quello che ho, proprio di riuscire a creare questo sviluppo nella zootecnia, nell'agricoltura, cioè quello dovrebbe essere il futuro di quello che abbiamo iniziato a fare. Quindi c'è da camminare molto, soprattutto c'è da investire, perché chi viene a investire? Noi possiamo fare pochissimo, potremmo investire qualcosetta nei recinti, così, per quello che facciamo sulle proprietà che abbiamo pulito. Però deve venire dall'esterno, devono venire chi sa cosa fare. Dall'esterno e deve avere un aiuto pubblico, dei contributi, qualcosa, perché sennò sarà difficile, ecco, riuscire ad andare avanti, rimanere nel punto di partenza, e questo sarebbe una cosa sgradevole. Beh, insomma, durante il primo incontro il presidente dell'associazione fondiaria ha detto che era soddisfatto, oggi abbiamo colto in pieno la sua insoddisfazione. No, non è vero. Io sono soddisfattissimo perché il punto di partenza è importante, e se non c'è quello, e quello deve essere sul territorio, perché da fuori nessuno ti dice di partire. Se sul territorio ci sono le persone che vogliono partire, allora ci sarà sicuramente anche dall'esterno qualcuno che ti darà una mano. Altrimenti non può esserci. Quindi io sono soddisfatto molto per quello che è stato fatto fino adesso. Chiaramente siamo proprio al punto di partenza. E la strada è lunga, ma bisogna avere un obiettivo, bisogna avere la volontà di arrivarci. Francesco, che vai? Buonasera, beh, tantissimi spunti, dico la verità. Io faccio l'avvocato del diavolo e cerco sempre il pelo nell'uovo, però. Allora, sulla parte zootecnica sicuramente credo che sia la parte del futuro del nostro territorio, perché ovviamente, oltre per il lavoro che svolgo, anche per mia passione, credo che sia centrale. Bisogna stare attenti però, anche tu chiedevi di reti, di operatori esterni, più che andare all'esterno io cercare attività zootecniche, cercherei di collaborare con quelle esistenti del territorio e andare a formare i nostri, che hanno anche un legame, diciamo, sentimentale quasi, no? Affettivo col nostro territorio, che non guardino solo la parte economica. Perché il rischio, come è già purtroppo successo, è che il risultato economico, che è difficile da ottenere in questi territori, per un'azienda esterna non sia abbastanza gratificante per mantenerlo qua. Invece sto vedendo con le realtà che sono nate o che stanno crescendo a livello delle Valli del Natisone e del Torre, che questo legame appunto affettivo per la propria terra è poi il motore che porta a fare certi tipi di investimenti, eccetera, eccetera. Sotto l'aspetto economico, poi la zootecnia, facendo il prospetto dei vari contributi e tutto, è molto interessante. Si sta ampliando, vediamo quanto durano questi tipi di aiuti a superficie, perché io facevo un conto. E come dicevo anche l'altra volta, tra le varie robe, misure biologiche, indennità compensativa, eccetera, contributo di legge 10, si tirano fuori 1.500 euro.
solo per l'attività, solo di contributi per l'azienda. E non è male. È molto interessante l'aspetto anche energetico. Io mi ricordo, avevo letto, mi ero interessato lì perché andavo, dico la verità, in vacanza a Brunico, sul Plan de Corones, Kronplatz. Loro hanno questo impianto di teleriscaldamento, deve essere lì una cooperativa che riscalda tutta la zona di Brunico e tutti gli edifici pubblici annessi e connessi, no? Case popolari, tutto quanto, con l'impresa di impianti a biomassa. Molto, molto interessante. Sarebbe interessante capire come organizzarlo qua. Secondo me ancora nel nostro fondo valle è difficile nella parte più alta. Tutta la parte turistica, anche lì sicuramente è una nostra opportunità, però stiamo attenti perché anche Caporetto, la zona della Socia, è un po' uno specchietto per le allodole, perché stanno subendo una promozione troppo spinta. E secondo me hanno sottovalutato il meccanismo che hanno messo in piedi. I numeri sono più grossi dei servizi e della loro realtà e hanno grossissime difficoltà a gestire i flussi. Infatti, come si diceva anche prima, bisogna capire i numeri che vogliamo gestire, il tipo di turista, perché il turista internazionale senza un interesse, senza un motivo particolare, in realtà qua porta quasi più danni che non un ritorno economico. Quindi sicuramente anche lì bisogna stare molto attenti a cosa prendiamo come obiettivo. Ovviamente con le politiche che stiamo facendo, Luca, sappiamo che siamo abbastanza concordi, tutti quelli che siamo intorno a questo tavolo digitale. Bisognerebbe farlo capire un po' di più agli altri comuni, no? Che non contano solo i numeri. Ma allora, io in passato ho fatto anche dei master col Trentino School of Management e insomma, come sono programmate e organizzate alcune APT del Trentino sono veramente pazzesche. Utilizzano questo metodo San Gallo, dell'Università San Gallo, un'università svizzera, il cantone San Gallo, dove c'è praticamente... È strategico gestire i flussi turistici, cioè nel senso loro spostano i turisti da una parte all'altra della valle, un po' come gli stuzzicadenti, perché comunque costruiscono progetti, insomma è interessante fare anche quel tipo di attività lì che non è male, eh? Anzi, cioè, insomma, l'esperienza di molte APT lassù è veramente interessante, figuriamoci insomma quelle del Tirolo, chissà insomma a che punto sono. Certo, mi permetto, aspetta che aggiungo anche un'ultima roba che ho dimenticato, collegandomi alla parte di Caporetto che conosco abbastanza bene, dei servizi, bisogna capire se vogliamo investire in servizi per i turisti e di cui possono sfruttare anche i residenti o il contrario. Ho visto delle politiche anche dell'Emilia Romagna che veniva citato prima per la questione della residenza. L'abitante delle Valli della Tisone, più che contributi per tornare in montagna, io dico date a vivere, continuiamo a dare a vivere chi in montagna ci abita già. Perché se tu garantisci di poter vivere lì, io sono sicuro che tanti rimangono. La questione dello spopolamento è che non è possibile. Abbiamo degli esempi sulle possibilità lavorative, voglio dire, ne abbiamo un paio, che con qualche servizio in più della parte della pubblica amministrazione ci sarebbero tante professionalità che potenzialmente potrebbero ambire a un territorio del genere. Tanti liberi professionisti che con la questione dello smart working per obbligo hanno imparato che è una grossissima opportunità. E quindi, come parlavamo anche con Stefano Carta, no? la possibilità del co-working, cosa che nelle valli non esiste, e secondo me un progettino su questa roba qua non sarebbe male imbastirla, no? Sì, diciamo che questo qui è, secondo me, l'aspetto della digitalizzazione, questa cosa qui, per carità, insomma, è una cosa sicuramente cui l'associazione fondiaria può dare il suo indirizzo volentieri, però insomma esula anche un po' forse dalle prospettive che secondo me possiamo anche darci come obiettivi dell'associazione, perché insomma sicuramente è importante, però... Beh, ma nì, Luca, pensa se tu come associazione fondiaria puoi garantire un servizio, ad esempio, ti faccio esempi per la Kmečka Zveza, se tu come associazione fondiaria fai da tramite
tra le varie robe, tra la pubblica amministrazione e l'azienda e le associazioni di categoria, e fai delle cose, robe di formazione per l'agricoltore e tutte le robe, secondo me sarebbero interessanti. Sì, sì, chiaro. Beh, insomma, questa cosa qui della formazione potrebbe essere interessante, vediamo, mettiamocela dentro. Formazione. E ti dico di più, c'è una grossissima opportunità che non abbiamo usato, che è quello del coaching. Ci sono un sacco di fondi PSR inutilizzati per l'attività formativa delle aziende agricole. E poi quello del coaching prevedeva ad persona, diciamo, con un tutor che andava o in azienda o comunque che seguiva a livello personale le singole aziende e si costruiva un piano di studio, diciamo, in base agli interessi dell'agricoltore. Pensare di poter, non so se è possibile, che ad esempio attraverso NASFO si costruisca una roba del genere, no? Di approfondimento, di costruzione, quello che potrebbe essere del biologico, della normativa, dei contributi, eccetera, eccetera, no? Sì, boh, diciamo che questo qui comunque è un ruolo degli enti che tu rappresenti anche, no? Le associazioni di categoria, fa ste robe qua, scusami. Cioè, per carità, magari noi possiamo collaborare, però... No, sai qual è la differenza? Che io, associazione di categoria, posso farlo per mio interesse. Ci sono dei fondi PSR del coaching che l'azienda richiede. Hai capito? Che io, associazione di categoria, non posso richiedere. Certo, certo. Boh, io credo che comunque... L'associazione fondiaria non diventerà un'azienda, ok? Io sono molto allineato rispetto a quello che sta dicendo Marco, rispetto al vantaggio di essere un'associazione di volontariato piuttosto di essere una profit in questo momento. Poi chi lo sa. Caterina Dugaro? Dici. Eccomi, scusate. Sì. Diciamo c'è tanta carne al fuoco, no? Nel senso, gli spunti sono tanti e sono anche molto diversi fra loro. Sicuramente, diciamo così, come dire, il lavoro da fare, come si è detto, insomma, è tanto, bisogna capire dove si vuole andare. Mi è piaciuto anche, diciamo così, il porsi anche queste domande rispetto a quanto vogliamo che il nostro territorio venga vissuto dalla nostra gente e quanto invece vogliamo che da fuori venga accolta l'opportunità di venirlo a visitare come turisti. Le due cose, cioè, è difficile fare in modo che le due cose non si, come dire, camminino a fianco, no? Nel senso che la gente che decide di vivere qui non si senta, come dire, invasa, no? da un turismo magari un po' troppo, con dei numeri un po' troppo importanti, e dall'altro canto il turista che viene a visitarlo riesca comunque ad apprezzare il fatto che sia poco costruita, no? Nel senso, poco costruita in termini di turismo, no? Nel senso che non c'è la nostra zona non è come magari molto spesso viene fatto l'esempio del Trentino Alto Adige o di zone così dove tutto è ha un ambiente, una cura diversa, ma perché comunque sono tanti anni che le aziende e la gente locale lavora per rendere questo giardino in quel modo lì. Noi abbiamo la possibilità di far vedere invece un ambiente molto diverso, che è ancora molto naturale, quasi selvaggio, che da altre parti non c'è, ma che però non deve essere snaturato da questo suo aspetto, perché fare la brutta copia di un'altra realtà, secondo me, non porterebbe nessun vantaggio. Ecco. È interessante che questa cosa qua non l'abbiamo mai declinata, probabilmente, anche fino adesso, l'aspetto del wild, no? Del selvaggio, che è comunque l'elemento di attrattività per il nostro territorio, è anche apprezzato. Sì, per quello che è stata, diciamo così, ho avuto occasione diverse volte di
parlare con i turisti, con gli escursionisti dell'Alpedre Trail che si sono fermati a dormire da noi, ho colto, diciamo così, questa volontà in molti di loro di cercare magari la difficoltà nella vacanza, no? Non una cosa pronta, non una cosa troppo strutturata, però è vero anche che effettivamente sono arrivati in un posto dove appunto tanti servizi, tante cose mancavano, no? Forse, come dire, non se l'aspettavano proprio così poco servito, ecco, quindi no, è giusto, come dire, raccontare quella che è la nostra realtà, anche appunto dal punto di vista di essere poco... abbandonata non è proprio la parola giusta, ecco, di avere pochi servizi in modo che non ci siano delle brutte sorprese per chi magari incuriosito da vedere una cosa diversa dal solito si ritrova poi effettivamente magari anche ad avere qualche difficoltà nell'alloggio perché magari non hanno prenotato, perché insomma, come dire... Arrivare a Tripoli, no? Una delle tappe dell'Alpe del Trail, e non aver prenotato non sempre si riesce a, come dire, a risolvere in modo positivo, ecco, perché mancano alcuni servizi che sono per il turista fondamentali. Insomma. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa rispetto a questa analisi? Professore? Io volevo semplicemente confermare quanto la signora Caterina Dugaro ha appena detto, nel senso che vi volevo ricordare che a livello europeo, nel nord Europa, questo attributo del wild, del selvatico, wilderness, è estremamente apprezzato. Si stanno creando delle reti di produzione wild, delle attività turistico-ricreative wild. Pensate che in Olanda c'è una rete di food forest, cioè di foreste gestite per la fornitura di cibo, proprio all'insegna del wild. In Italia ancora questa idea non è stata molto valorizzata, però voglio dirvi, e qua finisco, a livello aneddotico, che c'è un'esperienza in Valtellina, per me assolutamente geniale, classico esempio della genialità italiana, di un agricoltore che si è messo a produrre le wild eggs, cioè le uova selvatiche di gallina allevate in bosco. Ovviamente ha avuto qualche problema iniziale, ovviamente ha dovuto recintare, proteggere dai rapaci esterni le proprie galline e individuare bene dove queste andavano a covare, ma adesso ha un business così ampio che c'è stato un articolo sul New York Times, cioè lui esporta uova fresche negli Stati Uniti e ha un circuito di fornitura soltanto legato ai ristoranti di livello top a livello milanese. Ecco, questo soltanto per dirvi che a volte si tratta proprio di trovare anche quelle nicchie, quelle idee innovative che sanno cogliere le sensibilità dei consumatori. Antonio, per Paolo, Ivana. Sì, io volevo appunto confermare quanto Caterina ha espresso adesso, cioè territorio con le proprie caratteristiche, il turista si adegua a queste caratteristiche e quindi credo che questo sia anche un modo che contiene i numeri, no? E questo è il terrore che si può essere, perché il turista di massa trasforma, modifica una realtà,
Quindi le caratteristiche del territorio è giusto che in qualche maniera vengano espresse, quindi anche le difficoltà del turista si adegua. Io mi viene in mente nell'esperienza che ho avuto quando ero sindaco, c'è stata la costituzione di una rete che si chiama Alleanza delle Alpi, e quindi volentieri andavo a vedere le realtà per capire come questa rete si formava. Mi piaceva vedere la Svizzera, la Francia, l'Austria, e era tutto bello, tutto carino, e quando mi hanno detto veniamo a vedere Budoia, ero un po' perplesso per la selvaticità dei luoghi. In realtà la commissione è venuta e ha trovato questa selvaticità molto importante, no? Quindi ha detto, ah, qui sì che c'è una realtà in cui si può vivere, quindi la Valcellina, tutto il territorio, poi ho girato, quindi queste sono caratteristiche importanti. Addirittura, per dare uno slogan, non mi ricordo il nome di quel paese in Svizzera, la loro pubblicità è venite da noi che non abbiamo niente. Ecco, tanto per dire che tipo di slogan viene messo proprio per attirare un turista di un certo tipo, che quello poi secondo me apprezza ed è quello che valorizza anche un territorio. Ecco, questa è un po' un'esperienza che ho vissuto. Sì, volevo aggiungere anche un'altra cosa. Vai, Kate. Ok, no, volevo soltanto aggiungere il fatto che non è detto che un turista che cerca un posto dove non ci sia niente non sia un turista facoltoso, no? Nel senso che comunque, come dire così, per quella che è stata la mia piccola esperienza, ho capito che molto spesso proprio chi può permettersi invece il lusso, diciamo così, o comunque delle vacanze in posti splendidi, forse perché li ha già visti, cerca proprio queste cose che hanno invece proprio la caratteristica opposta, no? E quindi proprio ricerca, come dicevo prima, la difficoltà o comunque il non trovare tutto quello che da un'altra parte invece viene messo davanti agli occhi. Solo questo. Vero, vero, confermo. Ivana, per Paolo, Franco, non so voi due, volete aggiungere qualcosa? Posso? Prego, prego. Anche qui cercando di mettere assieme un po' di elementi, perché ci sia territorio, magari anche attraente per un turista, che insomma cercheremo di capire quale turista, è necessario che ci sia una comunità, dico una cosa banale, ma quindi è necessario che ci siate, che ci siano i giovani, e giovani anche collegandomi a quello che diceva prima Francesco, giovani che si appassionano al proprio territorio, per poter far questo devono chiaramente conoscerlo. E quindi magari possono avviare poi delle attività che devono necessariamente dare un ritorno economico, perché altrimenti attività non sono attività economiche, poi abbiamo tutti un mutuo, un affitto da pagare, però c'è la volontà di investire a casa propria. E quindi penso a questo punto anche alle attività immateriali che richiamava all'inizio Pierpaolo, che rientra anche nel vostro statuto, regolamento, ecco. Pensare proprio ai giovani, non so, alle scuole del territorio, ad altre associazioni giovanili, quindi attività, quindi guardare sia al materiale, giustamente al materiale, perché c'è tutta un'attività di recupero che è il core business dell'associazione, ma come vi siete già detti voi, perché l'avete messo per iscritto, guardare anche agli aspetti culturali, divulgativi, e quindi proprio penso sempre al territorio, alle scuole, al coinvolgimento, qualche attività che possa coinvolgere proprio i vostri giovani e magari anche attirare altri giovani sul territorio. Quindi era questo che mi veniva in mente, proprio per continuare ad avere una comunità viva, una comunità per quanto possibile allargata, anche guardando al di fuori del comune, ma alle valli, citava prima non solo quelle del Natisone, anche quelle del Torre, quindi alle diverse realtà che già esistono o potenziali. Grazie. Pierpaolo, poi Franco. Sai, io continuo sempre a dire che
Turismo c'è se c'è agricoltura, se non esiste turismo, oppure esiste un turismo abbastanza ai margini, cioè quello che cerca la solitudine, cerca la foresta. Noi siamo partiti su un altro, con un'altra idea, quindi penso che dovremmo guardare soprattutto lo sviluppo anche agricolo per poter attrarre un turista che alla fine lascia qualcosa sul territorio, non è solo turista di passaggio. Questo è quello che mi auspico. Sì, anch'io confermo questa tesi qui. Anche noi, anche lavorando in altri contesti, abbiamo capito che il turismo viene dopo, ma puntare subito solo sul turismo rischia che fai degli investimenti che si esauriscono, insomma, nel giro di poco. Quindi bisogna un po' lavorare su tanti fronti. Quindi il turismo arriva nel momento in cui hai un paesaggio di un certo tipo, ben tenuto, attivo, hai una certa vitalità, diciamo, all'interno dei paesi, o perlomeno hai dei paesi, insomma, che si presentano in un certo modo, ristrutturati, insomma, che siano appetibili, diciamo, per una persona che viene lì, e che ci siano quel minimo di attività sociali, culturali, interessanti, ecco. E dopodiché, vabbè, si pensa all'albergo diffuso, insomma, quelle forme di turismo lì, senza preoccuparsi che, insomma, numeri elevati non arriveranno sicuramente, però ecco. E poi una cosa che dice sempre Luca Mercalli è di non preoccuparsi che col cambiamento climatico la gente fuggirà dalle pianure e cercherà i posti in montagna, perché semplicemente in pianura non si potrà più vivere, almeno d'estate, per cui dice comunque preparatevi a ospitare, anzi lui dice che lui si prepara a difendersi da quelli che cercheranno di invadere le sue valli. Però ecco, forse anche questo, cioè prima si parlava di salute, di valorizzare questi ambienti anche rispetto a una nuova esigenza che è quella di trovare ambienti salutari. E sicuramente un'esigenza sarà anche quella di ospitare le persone che a luglio, agosto non potranno, magari anche non potranno lavorare, perché adesso si parla anche di, anche attraverso lo smart work, di luoghi che ospitano non i turisti, ma che ospitano i lavoratori nei periodi estivi. Anche questa può essere un'idea da mettere sul piatto. Ma guardate, adesso vi dico, non so se l'avevo già detto negli scorsi incontri, allora mi hanno coinvolto in questo interreg del JEC Euregio, che si chiama Fit for Co, ed è un'Italia-Austria. Allora, la strategia lì dell'Italia-Austria praticamente prevede che in questo momento qua ci siano tipo questi interreg qua, che hanno l'obiettivo di creare tavoli tandem territoriali dove sviluppare delle progettualità in vista della programmazione 21-27. Ma insomma, mi hanno chiamato dentro sto caspita di tandem, ci hanno messo dentro, io sono entrato in questo tandem con un direttore della marca occidentale trevigiana, ok, e aiutatemi, che è un carinziano, Gerhard Hartmann del Geopark Karawanken, come si pronuncia questa cosa qua. E praticamente dopo che abbiamo fatto dei tavoli territoriali, diciamo dei Zoom come questi qua la scorsa estate, abbiamo messo in piedi un'iniziativa progettuale che si chiama APIC, non vediamo se la trovo, che riguarda, ve la dico a memoria, perché adesso magari cercherò le slide, che riguarda la sensibilizzazione delle comunità locali, dei nostri territori, rispetto alle potenzialità culturali e naturalistiche per lo sviluppo turistico. Ok, quindi noi vogliamo fare nel nostro interreg sensibilizzazione delle comunità locali.
rispetto alle potenzialità di sviluppo turistico legato alla naturalità e alla cultura. Vediamo come va avanti. È una cosa secondo me molto interessante, anche perché comunque sono dei territori molto diversi, okay? Quello di Stregna, ma anche quello loro, cioè lì, quei comuni lì hanno, cioè, diciamo, abbiamo selezionato dei partner che hanno tutti dei forti elementi di carattere naturalistico, no? Se vogliamo, come noi, col biotopo, loro hanno la riserva del Sile, no? E in Veneto, e poi vabbè, insomma, hanno cos'è un parco sui NAFTA? Aiutatemi, adesso non li conosco benissimo. Quindi Luca, è un modo questo per pubblicizzare. Sì, diciamo che io gli ho spiegato un po' anche le attività che abbiamo fatto nei nostri anni, no? E loro ci hanno chiesto anche di esportare, no? Se vogliamo, queste pratiche, no? E allo stesso tempo gli ho detto, sì, va bene, io lo faccio, però utilizzo i vostri territori come target per la promozione territoriale, no? Più o meno è un po' così che è stata strutturata, ma vedremo come va avanti, perché è una cosa abbastanza simpatica. Boh, io credo che comunque, dai, un'ora e mezza l'abbiamo fatta. Non so, c'è Antonio Bankic che ci sta ascoltando in silenzio. Vediamo se vuole aggiungere qualcosa. Poi faccio una domanda conclusiva. Antonio? Volume, microfono. Eccomi, pardon, scusate. Mi coinvolgi sempre così un po' sorpreso. Comunque, penso che il mio lavoro di sintesi sarà abbastanza complicato da fare per il prossimo numero del Novi Matajur rispetto alle tante idee che sono emerse. Mi piace, se vuoi, posso sottolineare quelle che secondo me sono le più spendibili immediatamente. Mi riferisco al discorso dello sviluppo turistico, no? Come ha accennato Francesco Chiabai, il modello Posocie, cioè, voglio dire, Alta Valle dell'Isonzo è già di fatto un'analisi SWOT già fatta. Ecco. Penso che in questo caso l'amministrazione, le amministrazioni comunali delle Valli del Natisone, anche la stessa associazione fondiaria, ecco, potrebbe già avere un piano di studio su cui gestire al meglio gli interventi per il futuro su questo settore. E allo stesso modo, vuoi per la mia vocazione così trasfrontaliera, c'è tutto un lato meno conosciuto, ecco, di quella realtà, che è quello della produzione, cui ha accennato solo brevemente, credo, Stefano Santi, che ha già avuto modo di conoscerla bene in qualità di direttore, ex direttore del Parco delle Prealpi Giulia, che, ecco, è meno conosciuta, ma che anche da un punto di vista occupazionale, anche da un punto di vista di affezione delle giovani generazioni alla terra, quindi a quel territorio lì, dovrebbe essere per l'ASFO un modello da imitabile, ecco, importabile. Su questo ovviamente gioca un ruolo chiave secondo me la formazione. Io qui non so poi qual è il rapporto con gli enti di formazione, con le associazioni di categoria, e quindi, ecco, questo è quello che ho capito io e che mi piaceva sottolineare. Ho visto poi nell'incontro precedente, io non c'ero, che tra i punti di debolezza è stato elencato il fatto che i cittadini conoscano poco cos'è l'ASFO, quindi questa è una responsabilità che credo che posso, che sia anche colpa mia, ecco, evidentemente cercheremo di parlarne meglio anche sulla stampa locale, evidentemente non è... Mi è sembrato di parlarne alla nausea in questi 5 anni, evidentemente non è abbastanza. Ringrazio e scusate se non ho neanche salutato all'inizio. Buonasera. E diciamo che col progetto Figli di Biodiversità noi abbiamo messo in piedi delle azioni proprio mirate, se vogliamo, no? Sia di divulgazione dell'iniziativa sul web attraverso dei video con i Vopecit, eccetera, ma anche appunto programmando delle uscite proprio per sensibilizzare la popolazione locale, no? Usciamo con delle uscite mensili, con degli articoli di Vopecit, oltre ovviamente anche tutti i contenuti che
che a Antonio. Tra l'altro abbiamo parcheggiata una lettera eccezionale di Paolo Royati, che insomma che contiamo di pubblicare, di mandarvi insomma nelle prossime settimane. Gli avevo chiesto a Paolo, Paolo buttami giù qualche riga che vediamo di andare a sollecitare le persone a partecipare all'associazione. Comunque dai, stiamo, io direi di concludere, siamo quasi un'ora e mezza. E adesso mi rivolgo, Ivana, come proseguiamo? Dal punto di vista operativo, dici? Sì, o... sì, sì. Io incomincerei dall'albero dei problemi, ma proprio in maniera... Beh, rivediamo la SWOT, rivediamo, sì, perché sì, ci sono alcune modifiche, alcune cose da rivedere. E, sì, poi insomma, dal punto di vista metodologico la procedura è quella, come sai meglio di me, l'altro dei problemi, per poi passare a quelli degli obiettivi, bla bla bla. E, comunque sì, vediamo assieme, no, questa settimana, vediamo... Sì, aggiustiamo la SWOT, magari la prossima volta discutiamo un po' della SWOT, come migliorarla, no? E poi incominciamo giù con i metodi, no? Vedremo magari di buchi, lo sa. Io ho buttato giù quelli che sono tre cose, no? Poi magari ne possiamo parlare, tre argomenti grossi, no? Che sono venuti fuori. Boschi, prati, situazione interna all'ASFO e elementi esterni. Qua ci sono tante opportunità, però ci sono anche tutti gli aspetti legati ai rapporti dell'ASFO verso l'esterno, no? Che non sono solamente le opportunità, ma sono anche i rapporti, si accavallano abbastanza le cose, no? Perché come capita spesso, anche poi questi qua potrebbero diventare quelli che sono poi i problemi specifici, no? Come può essere che alcune negatività o positività che sono state individuate in precedenza scendano sotto, ma questi sono, insomma, più dettagli, beh, non sono solo dettagli metodologici, perché poi insomma, aiutano a proseguire nel lavoro in un certo modo. Quindi sì, dai, analizziamo questo quanto è stato scritto, valutiamo eventualmente se ci sono anche delle modifiche, vale a dire aggiunte, eliminazioni da fare, che poi verranno discusse ai prossimi incontri e... Certo, certo. Io procederei in questa maniera. È molto dinamica. Professore, ho visto che ha aperto il microfono. Niente, ha sbagliato. Bene, Luca, vai. Luca, faccio io una proposta. Abbiamo l'esempio transfrontaliero, mi è venuto in mente sentendo Antonio Tonza. L'esempio delle agrarne skupnosti in Slovenia, le comunità agrarie che funzionano tipo anche all'UICO, in cui appunto gestiscono i terreni agricoli sotto il principio tipo delle nostre vecchie comuni e robe del genere. E sarebbe magari bello avere un confronto che funziona in loro, anche perché da quello che ricordo, e magari Antonio aiutami, mi ricordo che avevo partecipato io a una riunione loro, e magari potremmo replicare come ASPO delle giornate di manutenzione del territorio, di promozione di manutenzione del territorio, organizzate proprio dalla Grana. Addirittura mi sembra di ricordare che i soci che partecipano alla Grana hanno l'obbligo, hanno tutore di, tra virgolette, volontariato da dover svolgere durante l'anno per la manutenzione del territorio. E secondo me non è un principio così sbagliato. Dai Antonio, questo qua è un compito per te. Devi andare a intervistare le comunità slovene per capire come sono gestite e dopo ce lo vieni a raccontare. No, magari sarebbe bello anche avere un contatto diretto. Sì, sì, ovvio. Beh, insomma, c'è anche, dai. Ecco, l'IVEC hanno la loro, come gestione dei terreni, dei pascoli e tutto quanto. Se vado a chiedere alla Tina di Canal, sono sicuro che mi tira fuori qualche bel esempio. Andiamo a fare la gita all'IVEC, ti dico io. Boh, credo che se non c'è nessun altro, ringrazio tutti della presenza e credo che stiamo facendo un buon lavoro. Adesso ci metteremo magari io e la Ivana, vediamo quando, a sistemare, se vuole anche Francesco. Anche Corinato. Francesco vuole sicuramente. Volentieri. E vediamo di migliorare sta SWOT e vediamo cosa ne salta fuori. Bene, vi ringrazio a tutti, buona serata. Buona serata, grazie. Ci vediamo martedì prossimo, insomma, per chi ci va bene. Grazie, buona serata. Grazie, ciao.